Amici miei, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Tantissimi di voi mi hanno chiesto di portare un tutorial su pillole di Ariete ed eccoci qui, oggi studiamo insieme questo brano. È molto molto semplice, ha solamente 4 accordi. Prima di cominciare il tutorial mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, attivate anche la campanellina così vi arriverà la notifica ogni volta che io pubblico un nuovo video. E niente, detto ciò, cominciamo subito. Il brano è in tonalità di Re maggiore, però per eseguirlo proprio come Ariete dovremo applicare il capotasto mobile al secondo tasto della chitarra. Vi ricordo che avendo applicato il capotasto mobile è come se il manico della chitarra cominciasse da qui, quindi innanzitutto gli accordi non li chiameremo con il loro nome reale, per esempio questo accordo lo chiameremo La minore, in realtà è un Si minore. Seconda cosa, le indicazioni che vi dirò dovrete considerarle contando da qui, per esempio se vi dirò suonate la prima corda al primo tasto, voi ovviamente dovrete suonare qui, non qui. Do maggiore, indice al primo tasto della seconda corda, medio al secondo tasto della quarta corda e anulare al terzo tasto della quinta corda. Da qui lasciamo indice e anulare in posizione, portiamo il medio una corda sotto e aggiungiamo il mignolo al terzo tasto della quarta corda per ottenere il Fa major 7. Da qui lasciamo l'indice in posizione, portiamo il medio una corda sopra e aggiungiamo l'anulare al secondo tasto della terza corda per ottenere La minore. Sol maggiore, anulare al terzo tasto della prima corda, indice al secondo tasto della quinta corda e medio al terzo tasto della sesta corda. Per quanto riguarda il ritmo della mano destra, vi propongo un pattern molto semplice. Allora, pensiamo il brano in 4 pulsazioni. 1, 2, 3 e 4. Sulla prima, seconda e terza pulsazione suoniamo una pennata verso giù. Sull'ultima pulsazione la pennata verso giù la facciamo a vuoto, mentre la pennata verso su suoniamo. Ho messo un tempo lento di metronomo per farvi capire meglio. 1, 2, 3, pausa suono. 1, 2, 3, pausa suono. Allora, iniziamo a studiare il brano dalla strofa e dal bridge insieme. La strofa ha praticamente un giro semplicissimo, si alternano Fa major 7 e Do maggiore. Poi c'è un bridge che collega la strofa al ritornello, il quale ha questo giro: La minore, Fa major 7, Do maggiore, Sol maggiore. Vi faccio sentire entrambe le sezioni collegate. Associo Roma a cose brutte, ma non posso andarmene, ho demoni nel porto distrutte, non so liberarmene. Salgo sulla metro, lascio un posto vuoto anche per te, magari torni e ci incontriamo e tu ti siedi accanto a me. E non ti voglio se non sei convinta di volermi bene, se non sei felice che ci amiamo per restare insieme. Lo continuo a non capirci proprio un cazzo della vita, che se fossi qui con me forse non sarebbe in salita, non sarebbe in salita, non sarebbe in salita, ed ora sei sparita. Siamo arrivati al ritornello. Il giro di accordi del ritornello è identico al giro di accordi del bridge, quindi La minore, Fa major 7, Do maggiore e Sol maggiore. Pillole, pillole, prendo pillole per stare calma, non mi fido più di nessun'altra. Tengo paranoia nella tasca, giro termine aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca, e da quando tu mi hai detto basta, queste sezioni si ripetono esattamente come le abbiamo viste finora, quindi andiamo direttamente allo special, il quale ha lo stesso identico giro sia del bridge che del ritornello, quindi La minore, Fa major 7, Do maggiore, Sol maggiore. E poi ti cerco ma sono sola, con le paure sparse fra le lenzuole, scrivo una strofa, voglio una storia che mi faccia scordare di te, ma più ti penso e meno ci riesco. Penso e meno penso a me, a come stare bene, a come stare bene senza di te. Bene, questo tutorial è terminato, se vi è piaciuto lasciate un bel like e scrivete qui sotto nei commenti quali sono altri tutorial che volete che io porti. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio infinitamente per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!